Stanno arrivando, sono arrivati anzi, sono i rappresentanti di Scalea! Eccoli qua! Rappresentanti di Scalea, guardate come cercheranno di spodestare gli amici di Maria. Delle città. Allora andiamo a sbirciare in provincia di Cosenza, proprio nella città di Scalea, che atmosfera c'è? Ce la racconta Chiara Giallonardo! Buongiorno Chiara! Buongiorno, buongiorno Giancarlo, Adriana, Marcello, buongiorno a tutti e benvenuti a Scalea. Questa settimana sono arrivata in Calabria e per la precisione in questa splendida località balneare sulla Riviera dei Cedri. Come potete vedere qui nella piazza principale, piazza Caloprese, è già iniziata una grande festa con il gruppo folcloristico provinciale Calabria Citra. Stanno danzando un'allegra tarantella, tarantella caratteristica dei giorni di festa, proprio come oggi, una grande festa in compagnia di mezzogiorno in famiglia. E mentre i nostri ballerini continuano a danzare la tarantella sulla musica dell'organetto, la fisarmonica, la chitarra e i tamburelli, è arrivato il momento di conoscere meglio Scalea e noi lo facciamo in compagnia del presidente della Proloco, il signor Giovanni La Rosa. Buongiorno, Scalea è un centro antichissimo, è bello proprio perché è arroccato su una roccia, è pieno di scale, già questo la dice lunga sul nome del nostro paese. È pieno, il mare è la prerogativa, il mare è bellissimo, è ricco di cultura. Io non posso che elogiare le bellezze che il nostro paese racchiude. Invito tutti quanti a visitarlo e a rendersi conto che veramente l'ospitalità e la ricchezza di tutto questo patrimonio sono la prerogativa di questo paese. Benissimo, grazie mille, rimanga insieme a me perché insieme facciamo il nostro più grande in bocca al lupo alla squadra dei ragazzi in studio. Forza, noi siamo qui a fare il tifo per voi. Ciao Chiara. E allora abbiamo conosciuto il paese della Scalea, quanto si esulta, c'è Chiara Giallonardo. Bravo. Sì, noi qui in piazza Scalea continuiamo a seguire la gara dei nostri ragazzi in studio, ma come nostro solito non abbiamo resistito e abbiamo preparato una meravigliosa e coloratissima tavola con tanta frutta e verdura. Non ci crederai Giancarlo, ma questa volta non mangiamo, e già perché con la frutta e la verdura non si preparano solo tanti prelibati primi e secondi, ma si possono realizzare anche delle vere e proprie opere artistiche, come stanno facendo questi signori della scuola alberghiera della Riviera dei Cedri, che come poi ben vedere con una zucca, proprio come stiamo facendo in questo momento, la incidiamo e creiamo ovviamente ogni volta una cosa diversa, comunque degli splendidi fiori proprio come questi. C'è questo ragazzo che ancora sta ultimando queste bellissime rose fatte con le patate, pensate, vedete, si possono creare anche proprio dei centrotavola fatti sì con i fiori, ma fiori vegetali. Ed ecco, vedete che stiamo preparando ancora qui delle bellissime composizioni, ma io a questo punto voglio raggiungere lo chef che coordina tutto quanti questi giovani ragazzi, il signor Salvatore. E allora, che cosa stiamo facendo in questo momento? A parte tutta una serie di composizioni che servono per addobbare vari tipi di buffet, in questo momento facciamo una rosa con la patata, poi si può colorare con i colori vegetali, rossa oppure verde, o azzurra o gialla con lo zafferano, e si può utilizzare per fare dei centrotavola naturali. Benissimo, allora signor Salvatore, benvenuto. Mentre lei si mette un po' all'opera e ci regala in diretta questo momento di lavorazione così originale delle rose, noi vediamo insieme anche degli altri lavori davvero molto molto divertenti. Per esempio, guardate, è stato realizzato addirittura un pavone con un'anguria e una splendida coda di pavone, tutta quanta realizzata con la frutta. E poi tanti altri lavori ancora, ma ho perso solo qualche secondo per andare a vedere a che punto siamo con questa rosa. Signor Salvatore, è quasi terminata. E allora? Viene cotta in acqua e aceto, metà e metà, per alcuni minuti, e si può conservare in vasi di vetro, sempre nello stesso liquido di cottura, anche per intere, per qualche mese. Benissimo, allora noi qui continuiamo con le nostre opere artistiche, ma soprattutto continuiamo a mantenere le dita incrociate per la nostra squadra. Forza ragazzi! Vale un punto ed inizia a giocare Scalea. Vai Chiara, Giallonardo!
Benvenuti qui in piazza Calopresi a Scalea. Siamo pronti per dare il nostro contributo con il gioco Cogli la prima mela. Come vedete è già pronto al mio fianco il nostro giudice di gara, rappresentante della Polizia Municipale, il signor Gino Salvatore. È pronto anche il nostro concorrente di oggi, che si chiama Gerardo. E allora Gerardo, raggiungi la tua posizione. Vi ricordo che nel tempo di un minuto il nostro concorrente dovrà trasportare il maggior numero di mele possibile usando soltanto la bocca, quindi le dovrà addentare. Vince il paese che riesce a trasportarle di più nel tempo di un minuto. E allora Gerardo, in bocca al lupo, 3, 2, 1, via! In questo momento inizia la gara a Scalea e Gerardo ha già trasportato la prima mela, addenta e trasporta anche la seconda, mentre tutta la piazza fa il tifo per lui. La quarta mela è stata trasportata e in questo momento anche la quinta è andata al suo posto. 6 mele sono nella bacinella, 7 in questo momento. Gerardo sembra aver trovato il ritmo giusto. Siamo a 8 in questo istante. La nuova mela è stata trasportata e anche la decima. Devo dire che Gerardo è più veloce della mia telecronaca di questa gara. È bravissimo, io ho perso il conto, ma avremo modo di contare insieme al nostro giudice di gara le mele alla fine. C'è ancora tempo e Gerardo ha quasi finito di svuotare la nostra bacinella. L'entusiasmo è alle stelle qui in piazza. Mancano ormai soltanto 3 mele da trasportare e Gerardo affonda tutto il viso, mentre mancano ormai pochissimi secondi. Gerardo trasporta tutto. Devo eliminare l'ultima mela nell'entusiasmo generale che è entrata dopo il tempo e insieme al nostro giudice effettuiamo una conta ufficiale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 mele per Scalea. Stanno festeggiando. Ma guardi? Soffocandosi di struffoli, non so cosa stanno. Andiamo a vedere Chiara Giallonardo, Scalea. Magna, non si vede. La piazza continua a fare il tifo per la squadra, ma nel frattempo cozze, vongole, perline. Vi starete chiedendo, è impazzita, che cosa c'entrano queste cose tra loro? E c'entrano, perché c'è chi ha trovato un nesso artistico tra questi oggetti. Infatti, come potete vedere, abbiamo visto uno splendido veliero realizzato proprio con questi oggetti. Ma non solo, come potete vedere c'è anche il simbolo di Scalea, la splendida torre Talao realizzata con tante perline, e ancora un carillon con tanti pesci realizzati con le cozze. Tutte queste sono creazioni davvero molto originali, realizzate e pensate dal signor Rino Vianello. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e complimenti. Ma io vedo che lei ha realizzato anche moltissimi altri oggetti, per esempio lì ci sono dei bastoni, ma anche un abbigliamento molto particolare. Questo suo cappello, per esempio. Fatto con le vongole, prima mangiate, poi... Ah, giustamente, prima la pasta con le vongole e poi hai realizzato un bel cappello. E questa pipa, posso? Come l'hai realizzata? E questa è fatta, comperata, però l'ho lavorata con tante perline. E poi, insomma, non solo, vorrei farvi notare l'eleganza del signor Rino, anche con una cravatta reale. Soprattutto, tra i tanti bastoni, mi aveva colpito soprattutto il suo. Lo vogliamo mostrare un po' in tutta la sua bellezza? Ma che cosa c'è scritto? Chi di spada ferisce, di spada perisce. Ecco, allora io direi che i nostri amici di Magnago hanno poco da star tranquilli. Allora io ringrazio il signor Rino e le sue splendide creazioni e faccio ancora un grande in bocca al lupo ai nostri ragazzi. Sono dispiaciuti a Scalea, vediamo. Chiara! Era solo l'inizio, solo la prima partecipazione, non ci sentiamo affatto sconfitti, anzi siamo ancora più motivati a dare il meglio domani nella sfida finale. Vi mandiamo un grande bacio dalla piazza principale di Scalea. Vi diamo appuntamento domani, ciao!